Ed ora è in esilio in Brasile, a Brasilia, con la sua famiglia. Tiene asilo in Brasile, sta passando su vita in ese exilio. Así que la cuestión, que... Il rapporto fra Stroessner e me è di tipo personale. Il suscripto hace a una cuestión personal. Argentina tiene... Ricordo come l'Argentina ha un grosso debito storico e politico, soprattutto i peronisti con il Paraguay. Il generale Stroessner diede esilio al generale Perón quando fu cacciato dall'Argentina. Quando io uscii dai miei 5 anni di carcere nelle diverse prigioni argentine, e quando camminavo per strada, in quel momento così difficile della mia vita, la gente si voltava e fingeva di non riconoscermi. Ma il presidente Stroessner mi ricevette con amicizia. Il presidente Stroessner mi ricevette come un governatore in esercizio. San Pedro, Nuova Germania, regione del Pantanal, nord-est del Paraguay, dove ha vissuto per anni Mengele, gli ultimi anni della sua vita al confine tra il Paraguay e il Brasile. Questa è la casa dove visse Mengele. Ci sono ancora affissi dei manifesti inneggianti a Stroessner. Questo è il signor Adolf Broger, che fu l'infermiere di fiducia di Mengele. Ora Broger vive in povertà. Ci racconta che Mengele ha vissuto e operato qui. Ha svolto la sua attività nell'ospedale comunale di San Pedro e in più lavorava da solo nell'ospedale del territorio del Dipartimento della Repubblica del Paraguay, chiamata Nuova Germania. Fondata dalla sorella di Nietzsche nel 1893, Nuova Germania era una comunità utopistica di tedeschi che vivevano isolati coltivando la terra come nel Medioevo. In questa parte privata vivono i Mennoniti, setta religiosa simile agli Amish che lavorano la terra. Per loro il mondo si è fermato al 1200. Non conoscono neanche la televisione, l'automobile e la radio. Adolf Broger si ricorda di Mengele e ricorda che si è sempre comportato con grande sincerità ed erano anche diventati amici. Spesso con la sua vecchia Volkswagen lo portava al mare in Brasile, dove si mangiava meglio. Le spiagge e le ragazze là sono più belle. Un giorno Mengele ha fatto un bagno dopo aver bevuto e mangiato. Ha avuto un blocco alla digestione ed è affogato nelle spiagge del sud del Brasile. Queste sono le ossa, lo scheletro di Mengele, come la polizia brasiliana l'ha recuperato. Argentina, 1970. Eccoci di nuovo a Bariloche. È il Grand Hotel du Lac, l'albergo che ha ospitato tante persone e anche tanti tedeschi e di altre nazionalità che sono fuggiti dall'Europa del dopoguerra. Qui ha alloggiato per qualche tempo negli anni 70 León de Grel. Esiliato in Spagna, a Malaga, si muoveva poco dalla sua città perché si riteneva in pericolo, temeva di fare la fine di Eichmann, anche se nessun tribunale alleato gli aveva mai contestato crimini di guerra. Nel dopoguerra divenne un punto di riferimento fisso per gli ex nazionalsocialisti. Croce di ferro in Russia, capo dell'SS Valloni. Hitler disse di lui: se avessi un figlio vorrei che fosse come León de Grel. Fino alla loro morte, ospiti dell'Hotel du Lac sono stati anche Wilfred von Hoven, segretario personale di Joseph Goebbels, il ministro della propaganda di Hitler, ed Elena Codreanu, moglie di Cornelio Zelea Codreanu, capo della Guardia di Ferro di Romania, la Legione dell'Arcangelo Michele, e anche Christian de la Masière, francese dell'SS Charlemagne, Horia Sima, vice primo ministro rumeno nel 1940-1941. E Karl Gölla, architetto assistente di Albert Speer, il ministro degli armamenti di Hitler. Erik Priebke era invece il droghiere del villaggio. Oltre alla drogheria a Vienna, era anche il responsabile della scuola tedesca.
Santiago del Cile, 1998. A Santiago del Cile viene sepolto con tutti gli onori Heinrich Killinger, ex colonnello delle SS, da anni residente in Cile. A presenziare c'è anche Miguel Serrano, indossa un cappotto di pelle nera e fa il saluto nazista. Miguel Serrano, scrittore e poeta, è stato per molti anni ambasciatore del Cile in India, Jugoslavia e Austria. Vive in Patagonia, nel sud del paese, in una curiosa villa tutta ornata di simboli runici e arredata come una sorta di tempio indù e nazista. Oggi è il leader del Partito Nazionalsocialista cileno. Ha scritto 8 volumi di dottrina politica ed esoterica. Da molti anni è considerato uno dei punti di riferimento ideologico di anziani e giovani militanti nazisti del mondo intero. Spesso organizza convegni nella vicina Antartide. È convinto, e non è il solo, che Hitler sia riuscito a sfuggire alla cattura e che non si sia neppure suicidato. Con sicurezza afferma che sia scappato con gli ultimi U-boot di Dönitz, la missione oltremare sud, e che sia vissuto all'estremo sud della Patagonia e che lui è lì, sempre presente nei ghiacci eterni di Antartide, la terra di Svevia, conquistata da Dönitz nel 1939. È una delle tante assurde ipotesi che hanno alimentato il neonazismo nel dopoguerra. Operazione Odessa. Il piano segreto per garantire la fuga degli intoccabili del Reich. Una storia che sembrava nota, una vicenda conosciuta da tempo. Eppure è una storia senza fine, una storia che si arricchisce via via di nuove e a volte incredibili scoperte, di scenari impensabili, di connivenze inquietanti. Rivelazioni che seminano dubbi, suscitano allarmati sospetti e accese polemiche, fino a provocare querele e ricorsi alla magistratura. Nell'estate 2003, il ministro degli interni di Buenos Aires, Aníbal Fernández, ha ordinato l'apertura degli archivi della Direzione Nazionale delle Migrazioni. Migliaia di documenti sono stati resi finalmente pubblici. È venuta alla luce in tutta la sua interezza la fittissima rete di complicità che si attivò alla fine della guerra in Argentina. La rotta dei topi, così è stata definita da alcuni quella via di fuga dall'Italia al Sud America, si è evidenziata in tutta la sua capillare organizzazione. Una struttura di coordinamento estesa e ramificata che portò in Argentina gerarchi nazisti sfuggiti a Norimberga, combattenti delle SS e migliaia di ustascia croati, criminali di guerra e collaboratori del Reich. Tutti vennero accolti dall'ufficio immigrazione come agricoltori o abili pastori per le pecore della Patagonia. Alcuni di quegli uomini oggi sono ancora vivi e ancora si professano fedeli allo scellerato credo nazionalsocialista. Al loro operato, alla loro fede, alla loro cultura, si ispirano quelle organizzazioni neonaziste e antisemite ancora incredibilmente e minacciosamente attive in tutto il mondo. 3 sono le associazioni di ex combattenti che radunano le SS ancora in vita. La Freiwilligen, associazione degli ex combattenti delle Waffen-SS. La Stille Hilfe, l'aiuto silenzioso per prigionieri di guerra e internati. Una rete di supporto economico, ambientale e finanziario per chi è caduto in disgrazia e in difficoltà nel dopoguerra. E la Schwarze Zone, un gruppo più ristretto e meno conosciuto, il cui scopo è la salvaguardia del patrimonio culturale e storiografico dell'ideologia del Terzo Reich. Al primo gruppo appartengono vecchi nostalgici, animati dallo spirito che lega commilitoni ed ex combattenti. Al secondo, anziani dirigenti del Partito Nazionalsocialista, affiancati da giovani attivisti ed esperti di finanza, oltre che da giovani diplomatici. La terza associazione è composta da vecchi membri delle SS Annenerbe, il gruppo più legato alla radice esoterica e misterica del Terzo Reich, quello che, nel delirante disegno di Hitler, doveva trovare un fondamento scientifico alle teorie sulla razza. Oggi è animato da giovani e raccoglie volontari che ogni anno, la prima domenica di ottobre, organizzano in Austria, a Ulrichsberg, vicino al confine italiano, in onore del compleanno di Himmler, il raduno degli ex combattenti delle SS. C'è una continuità tra i raduni di questi ex combattenti SS della Seconda Guerra Mondiale che si incontrano qui regolarmente, sempre più vecchi e solo apparentemente innocui,
e i neonazisti contemporanei? I vecchi militanti lo negano e in apparenza ostentano disprezzo per i giovani estremisti dalle teste rasate. Le polizie di tutto il mondo, e quella tedesca più di altre, sono però costantemente allerta, perché i fenomeni di antisemitismo e di incitamento all'odio razziale sono purtroppo in continuo aumento. E negare comuni radici e affinità ideologiche è inutile. Forse di Odessa è rimasta solo qualche associazione di nostalgici ed ex combattenti. Ma un brivido corre lungo la schiena quando in questi raduni si vedono giovani e vecchi rendere omaggio uniti alla memoria dei gerarchi scomparsi.